Salve! Oggi, signori, siamo in pigiama, sia io che la magnifica Grossio! Non mi sono truccata, posso fare. Ok. E il grande Ziossino, che non è in pigiama. Wolf. Faremo un video dove io andrò a mangiare il doppio di ciò che mangia Graziana. No, la metà. Che cazzo dici? La metà. Il doppio, sì, me. Sì, ti piace, la metà devi mangiare. Come la metà? La metà. Il doppio me l'avevi detto. No, ti ho sempre detto la metà. Vabbè, allora non lo faccio più soffitto. No, lo dobbiamo fare. Oh, non è che da oggi stai a dieta, eh? Io sono sempre a dieta. E fino ad oggi ti sei mangiato l'uovo di ciccio gamer. Io? Tu te lo sei scofanato tutto. Vabbè, fammi capire, quindi io che cosa dovrei mangiare ora? Caffè corto e una fetta di fesa. Dai, ma che cacchio, la fesa di colazione? Sì, perché ho bisogno di proteine. La fesa da sorda, non la fesa. Ma che cazzo di colazione? Mi servono proteine, mi ha detto il dottore. Ditemi voi, sei sicuro di mangiare il caffè e la fisa a colazione? Sì, ma non insieme, non è che li devi spulciare dentro. Caffettino, no, questo è mio, questo è tuo. Ah, pure metà del caffè! Pure metà del caffè! Sì, quella persona di un personaggio storico del 1945, fammi capire. Che scemo che sì! Non posso dirlo chi è, però penso che viene capito. Allora, mi sa che la vuole lui la fisa. Questa per te. E due a me. Se non lo vuoi tutto, avvisami, eh. No, ancora mi riempio. Sì. Ragazzi, ma io ho fame, ma... Finito. Ah, tu non eri quello che non mangiava a colazione? Sì, voglio, ma una fettina di pesa. E mi apre lo stomaco. Caffettino. È zuccherato almeno? No, io non lo zucchero. Quindi la metà di niente è niente. Esatto. Che faccia, che faccia! No! Questo è Gesù! Questo è Gesù! Questo è Gesù! Hai visto? E ora la metà di metà quant'è? Niente! Perché ora non c'è più il caffè! Nella vita questo si chiama karma. Ah, se? Ma tu sei un cesso! Ma c'hai la patente delle storie? Ah, tu, ma com'è possibile sa cosa? Voi immaginate vivere con Graziella 24 ore su 24? Cioè, per me è da scemurire. Dopo questa colazione, bella sostanziosa, ci vediamo allo spuntino. Speriamo che non è di nuovo la fisa. Ti sorprenderà. Speriamo. Ragazzi, Pepios, Digi Evolve! Boom! Digi evoluto in Pepios giovane! Mi fate sapere nei commenti se è meglio con la barba o senza? Perché sono curioso, infatti ora andiamo a fare la reaction di Graziana e vediamo che cosa mi dice quando mi vede così. Sono molto più piccolino, ragazzi. Pronto? Oh, oddio, ma che... Sono piccolino? Sì, tutta faccia. Non è convinta, Graziana. Mamma mia. Secondo me è meglio così. Horror. Ma come horror? Sono giovane ora. Sono giovane. Mi faccio una vecchia. Zeusino! Come sono senza barba? Guarda la coda. Piccolo, ciao. Sei carico? Certo, non ho mangiato niente. E vedrai adesso cosa accade. Come spuntino. Questo a me. E quello a te. E da mangiare? Niente. Io non faccio lo spuntino. Quindi un bel bicchiere d'acqua. Graziana, ti prego, mangia qualcosa. Cin cin. No, Graziana, cin sono cin. Cin. Ma se tu non mangi, che vuoi? Ma mi ha aperto lo stomaco, poi lo spuntino lo faccio. Cioè, hai fatto pure un rutto, sei sazio. Andiamo a sistemare due cosine e poi usciamo, così facciamo fare passeggiatina a Zeus e poi andiamo al Mac. Sì, a posto, andate a cambiare. Un razzo. Sì, però non sa che cosa gli aspetta al Mac. Siamo tutti qui al McDonald's! Mi raccomando, ordini tu, non si accettano modifiche, cambiamenti, devi dire ciò che dico. Oppure vediamo, ordino io. C'è la fregatura, ragazzi. Ventilatore Zeus. Qua sento odore di fregature. Io ve lo dico perché già che mi ha fatto la premessa vuol dire che sarà una... Vamos! E Zeus prende un hot dog. No!
Buongiorno, benvenuto, posso prendere la sua ordinazione? Due insalate, quelle con il pollo alla piastra. Alla piastra? Non lo facciamo più da 4 anni circa. Come la fate? Pollo fritto, ha detto. Ah, pollo fritto oppure l'insalata mista? No, allora quella con la seconda che ha detto. Pollo fritto. Due? Sì. Comunque mi sto trattando a bestemmiare perché ci sente. Bestemmiare tra un po'. Codice promo. Non possiamo prendere qualcosa gratis, tipo un panino col pollo? No, non lo mangio io. A parte che tu poi devi mangiare metà della mia dell'insalata. Non ti chiedo scusi lo scontrino. E io faccio scusi, non c'è, mi dai un panino. Eccoci qui. Mamma mia, che depressione. Ma sono triste, abbiamo fatto tutta sta strada. Io volevo il pollo alla piastra. Che non lo fanno da 4 anni, ha detto. 4 anni. Però è simpatico. Cioè, bellissima. No, zio, te la puoi mangiare tu che non la voglio. No, zio, sì, non la può mangiare. Ma c'è l'olio almeno, c'è qualche cosa in questa vita. Ha la salsa allo yogurt. Mamma mia, che depressione. Siamo venuti fin qui per mangiarci un'insalata, Graziana. Io me la mangiavo a casa. Ma io volevo quella con la piastra. Ma almeno prendevi il pollo fritto. No, che cosa abbiamo fatto? Oddio. Madonna, metti un po' qua. Buon appetit. Sì, buon appetit. Ti farò soffrire qualche prossima volta, non ti preoccupare. Zeus nel frattempo che vorrebbe mangiarla tutta lui, l'insalata. Zeus, neanche ti piace l'insalata, che vuoi? Ehi, basta mo, basta. I piani sono da rispettare, ti ho fatto mangiare anche un po' di più. Basta. Tu soffrirai per la prossima challenge che faremo. Il commento con più like deciderà che cosa faremo mangiare a Graziana. No. Spuntino time. Ma spuntino time, ma speriamo che è buono questo spuntino, perché io non ce la faccio più. Dai, grazie, un uovo solo? No, tu me da. Dai, e mangia altro. Graziana, mangia altro. Io no, mi posso cucinare un uovo e dividerlo secondo te? Lo stai cucinando tu? No, non sto cucinando io. Lo devi fare tu? E chi lo deve fare? No, tu. Ma si può passare una giornata così, ragazzi? Io mi alimento così. Ma tu ti alimenti di merda? Non ho mangiato niente fino ad oggi. Meno male che l'ha fatto lo spuntino. Anzi, io pensavo che proprio non mangiassi nulla neanche per lo spuntino. Ognuno. Sì, ma tu mangi come un pulcino e poi ci sono i giorni che ti sfondi, va oggi, bene. Oggi è il giorno del pulcino. Ma non è giusto così. Pulcino, ti sei scofanato un uovo di Ciccio Gamer, ti sei scofanato. Tutto tu. Sei un bugiardino proprio nato. È vero. No, perché a me il cioccolato dopo un tot mi dà la nausea, quindi te lo sei scofanato tu. Peposchi, aiutaci. Questo è per pochi, ragazzi, questo è per pochi. La mia bellissima ragazza col suo bellissimo spuntino. Uova. E sono entrambe false queste due considerazioni. Sì. Questo è il tuo uovo. Che cucciolino. Ma l'hai già diviso? Ma la risposta. Com'è possibile che questo uovo non è diviso? È solo un po' storto, capisci? Ma il tuo uovo è più grosso. È perché si è ampliato di più, diciamo. No, ma grazie, ma si può. Ma perché oggi devo fare sta vita? Scegli quale pezzo questo mangia. Io te la farò pagare, grazie. Mi stai facendo soffrire, ma questo giorno verrà ripagato a dovere, non ti preoccupare. Yummy, questo spuntino proteico. Poi arriva la cena, che è bella sostanziosa. Io sto pregando soltanto che ha fatto la santa tutto il giorno, arriva la sera e mangia, perché pure lì avrà fame. Non è possibile. Non è possibile. Uno che si mangia un uovo intero di Ciccio Gamer. Ancora, smettila, brutto falso, che non sei altro. Può non mangiare la sera, è impossibile. Oh raga, io vi dico la verità, perché non mi piace dirvi bugie. Io sto schiattando di fame, ma di brutto. Perché quella stronza di Graziano lo sta facendo apposta a mangiare così poco. Per qualche video che gli ho fatto, tipo mangio il triplo, non lo so, ma lo sta facendo apposta. Quindi io in stanza ho trovato questo dell'altro giorno. Raga, io lo devo mangiare almeno metà, perché sto crepando proprio, lo giuro. Raga, ditemi se voi non l'avreste fatto. Godere. Sto preparando la cena. Ho voglia di ravioli. Peppe però, cioè in realtà lo sa, io mangio solitamente 50 grammi di pasta, i ravioli, 12 ravioli circa, che arrivano a 50 grammi di pasta, però questo significa che lui ne avrà tipo 6 nel piatto, se lo merita, perché lui mi fa arrabbiare. Alla fine io non sto facendo niente di
Comunque, io e Graziana stiamo andando in live spessissimo sul canale Trollini, che è sempre un mio secondo canale, quindi voi iscrivetevi, lo trovate in descrizione o nel primo commento, così possiamo stare insieme, parlare, chiacchierare, giocare, ricordatevi di passare da questo canale qui. Ma parliamo di questo impiattamento gourmet. È pronta la cena! Cioè, comunque a me non è che cambia tanto di differenza. Però dimmi che mangi anche altro. No, mangi ravioli. Avevo voglia di ravioli. E dai, che non è successo niente, dai. Guarda che piatto gourmet ti ho preparato rispetto al mio, che è. Però ma io posso mangiare con queste quattro c***e in croce. Sono sei. Mi hai fatto mangiare il triplo della... Ma tu ti ricordi quando hai fatto con me questo video? Te lo ricordi che noi ci facciamo tutta la vittima? Tu non hai fatto... Io non riesco a mangiarti, si becca tre uova in testa. Non me lo ricordavo questo. Yummy! Tu fai schifo, sono buonissimi. Dimmi che mangi altro prima di andare a dormire. No. Ragazzi, lei il sabato poi si sfonda di pizza. Quando mai che mi rompi che tu non vuoi mai la pizza che vuoi il sushi? Capite? Lei non mangia tutta la settimana, arriva il sabato e mangia. Perché non abbiamo fatto il sabato questo video? Che è così la vita. Non è sempre tutto facile. Tu soffrirai. Ma io direi che... Non dice niente, ragazzi. Lasciate il like e facciamo soffrire Graziana. Noi ci vediamo in un prossimo video. In base ai like che lasciate, lei soffra. Addio. Oh!